Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. Il dollaro canadese si è indebolito rispetto alla sua controparte statunitense, ritirandosi dal massimo di 7 settimane, con il calo dei prezzi del petrolio e il rally del greenback contro un paniere di valute principali. È probabile che la Gran Bretagna e le economie della zona euro entreranno in recessione il prossimo anno, ha affermato Morgan Stanley, ma gli Stati Uniti potrebbero scamparla per un soffio grazie a un mercato del lavoro resiliente. I titoli e le obbligazioni immobiliari cinesi sono salite alle stelle, mentre il mercato ha acclamato le misure di sostegno più complete di Pechino, volte ad aumentare la liquidità nel settore nel suo ultimo tentativo di stabilizzare un pilastro chiave per la seconda economia mondiale. Il dollaro americano ha avuto un leggero aumento dello 0,2% rispetto allo yen giapponese nell'ultima sessione. Secondo lo stocastico RSI, siamo in un mercato oversold. La coppia Bitcoin-dollaro americano è aumentata dello 0,5% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino al 5,1% durante la sessione. Il CCI indica un'opportunità di buying. La coppia oro-dollaro americano ha guadagnato lo 0,4% nell'ultima sessione. L'indicatore Williams indica un mercato overbought. La coppia petrolio grigio-dollaro americano ha ceduto del 4,9% nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale sell che coincide con la nostra analisi tecnica generale. Westpac Leading Index dell'Australia sarà rilasciato alle 23.30. L'indagine zio situazione attuale della Germania alle 10. La produzione industriale del Giappone alle 4.30. L'indagine zio economic sentiment dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciata alle 10. Il tasso di disoccupazione ILO del Regno Unito alle 7. La variazione del conteggio dei disoccupati del Regno Unito alle 7. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.